In occasione della presentazione di Forza Motorsport 3 abbiamo avuto modo di parlare con Andrea Giolito, Product Manager della divisione Gaming di Microsoft. Con lui abbiamo parlato della stagione natalizia di Xbox 360, di Project Natal e dei limiti hardware della console, che proprio in questi giorni compie 4 anni. Buona visione! Allora, la stagione natalizia già è cominciata con Gears of War 2 e con Fable 2 Game of the Year Edition. Entrambe due sono uscite il 18 di settembre e sono, diciamo, i primi accenni, i primi passi nel lineup che ci porta da qui fino a Natale, che comprendono quelli Halo DST. Halo DST è uscito il 22 di settembre, 3 giorni fa, sia nell'edizione normale che nella Shock Bundle Edition, che è l'edizione con il controller dedicato in versione molto molto limitata. A seguire ci sarà Lips, il franchise di Lips che ci ha portato alla ribalta nel casual gaming l'anno scorso, che continuiamo a portare avanti anche quest'anno. Uscirà in due versioni, una con i microfoni e una senza i microfoni. L'ultimo tassello che manca è la prossima ondata di titoli classic e super classic, che sono state di nuovo ristudiate completamente per andare a riempire un buco nel mercato che si era effettivamente creato nell'ambito di Xbox, e con il fatto che la base installata della console si è allargata. Ci sono molti utenti che hanno comprato la console l'anno scorso, che però non hanno vissuto il lancio di Halo piuttosto che di Gears o di Fable, cioè di quelli che sono i mostri sacri nel nostro portfolio, e quindi è giusto riproporli. Non c'è ancora niente di definito. Sappiamo però che ci saranno due titoli che sono in programma. Uno è Crackdown 2 e l'altro invece è Alan Wake. Ora, il fatto che io non li abbia nei miei documenti di forecasting, di previsioni di vendita dell'anno prossimo, vuol dire comunque che sono ancora molto cauti sulla data di uscita, infatti neanche io lo so di preciso. Il fatto che però mi chiedano già dei doppiatori che sono necessari per Crackdown, che siano gli stessi del primo capitolo, piuttosto che il fatto che ci siano i contenuti in possibili edizioni limitate di Alan Wake, mi fa capire comunque che la macchina del marketing si sia già mossa già da parecchio tempo. È una nuova direzione molto, diciamo, avveniristica, l'idea di poter comandare l'interfaccia di Xbox non con un pad ma tipo Minority Report, semplicemente col movimento delle mani, interagire nei giochi. Se io te ne posso parlare molto dal punto di vista gioco, a tutti può piacere l'idea di giocare con per dire con il volante, mimandolo con le mani. È altrettanto vero che comunque è una cosa che stanca sul lungo periodo, quindi ci saranno dei giochi che andranno in questa direzione, ma non è che il pad verrà sostituito assolutamente. Ma la stessa cosa un FPS, un Halo, è divertentissimo giocarlo in questo modo, ma non per questo non deve essere assolutamente giocato come siamo abituati tutti, quindi figuriamoci. Io me ne sto occupando di più dal punto di vista per ora diciamo geopolitico, che vuol dire che i contenuti del progetto devono essere validati per tutte le nazioni. Quindi noi ad esempio stiamo controllando che il particolar gesto all'interno di un'interazione non sia offensivo per un'altra, o viceversa. Diciamo che il gesto dell'ombrello magari non vuol dire niente in mercati dell'est, ma da noi ha un senso. Un gioco, da quello che vedo, avrà l'opzione di poter essere giocato in modo diverso, e ci saranno dei giochi che sono sviluppati al momento solo con l'intenzione di essere utilizzati con Natal. Non ti posso assolutamente confermare che un Gears of War, per darti un'idea, o un Fable possa essere giocato in questo modo, semplicemente perché non l'ho ancora provato. A oggi no, ti posso confermare il contrario, che un gioco in prossimo sviluppo può avere questa doppia interazione, ecco, questo sì. Beh, non consideriamo che Molino è stato il papà della tech demo di Milo, che è un visionario, secondo me un genio con quello che è l'interazione sull'intelligenza artificiale, il non scriptato e tutto quanto, quindi può essere che ci sia qualcosa. Non è una console non può
evolversi. Quello che può cambiare sono le librerie all'interno, il software, diciamo. L'esempio più classico è questo, Forza, che abbiamo visto oggi. La macchina è la stessa. C'è la macchina, l'Xbox, l'hardware, è lo stesso. E c'è un abisso tra il secondo e il terzo capitolo. Parlando con Dan, lui mi diceva, sì, molto è chiaramente il livello di programmazione, ma molto è stato anche le librerie che avevamo a disposizione 2-3 anni fa e quelle che abbiamo adesso. Per quello che riguarda la parte del DVD, dal punto di vista giochi non ha grossa importanza, cioè sono veramente pochi i giochi che hanno bisogno di una capienza più grande di un DVD 9, sono essenzialmente i giochi di avventura o comunque quelli grossi alla Final Fantasy, il Lost Odyssey, il Blue Dragon, per dire titoli così, un Forza, un Gears, un Fable non avranno mai bisogno, almeno allo stato attuale delle cose, di una capienza maggiore. In alcuni casi sì, dipende. Diciamo che dipende molto da chi è il tuo partner e da quel tuo partner commerciale a riguardo. Tipo Netflix in America, perché è stato fatto un contratto con loro per lo streaming digitale, eccetera, eccetera. Assolutamente, tieni presente che in America sono molto più avanti di noi, guarda solo la TV via cavo. Quindi è una cosa che è stata annunciata all'E3, è stato annunciato ad esempio che l'Inghilterra ha una partnership con Sky, quindi il discorso è sì, quella è la direzione in cui si sta muovendo Microsoft, da qui a dirti quando in Italia e con quali partner non è ancora. Tutti quanti ci stiamo dirigendo verso questa direzione, perché è sicuramente il futuro.